Secoli fa, alla Bürstel era la festa che attendevo con più trepidazione. Un terrore fritosso, sanguinolento, da far accappolare la pelle! Alla Bürstel era il giorno in cui i cittadini si baraccavano in casa, nascondendosi dai branchi dei feroci Bürstel magnari. Una curiosità, non ritenete strano che i Bürstel mannari attacchino in branchi da 10, mentre i panini mannari in branchi da 8? Ma dai, che senso ha? Che momenti indimenticabili! E adesso che è la vigilia del primo Alla Bürstel dal mio ritorno, non vedo l'ora di farvi accapponare la pelle! Sì, capo, c'è solo un piccolo problema. Dal giorno della sua scomparsa Alla Bürstel è cambiato. Cambiato come? Chucky, manda il filmato mentre mi nascondo dietro a Bob. Sì, film! In giro per il mondo in cerca di autentica stupidità presenta... Alla Bürstel e tu! Dell'anno lo speciale evento, per i dolcetti e lo spavento, è tutto ciò che abbiamo in mente, quando Alla Bürstel è imminente. Non significa granché, no, è quel giorno dell'anno per, oh, sì, per i summenzionati dolcetti, se non ti piacciono. Wow, 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 un momento. Mi state dicendo che si festeggia solo con dolcetti e travestimenti? E dolcetti? Sì, ha detto dolcetti. E dolcetti? Il problema è precisamente questo. Hanno manomesso il mio adorato terrore e lo hanno reso adorabile! Ritornando ai miei tempi... Oh, mamma mia! Oh, scusate, qualcuno di voi vuole essere arso vivo e infilato in una cassa da morto? In a world of chaos and disarray, brother and sister save the day! Yin, yang, yo! Ways, knocking out spells and energy rays. Yank kicks butt with a cheek. Ooh, why? I chop, I snap, I blah, blah, blah. Tall black dude named Master Yo. A Grumpy old panda from head to toe. In a world of chaos and disarray, it's Brother and Sister who save the day. When might and magic work as one, a villain's plan can be undone. Coming, Mother. Ok, l'eritema da pannolino è noioso. Da cosa saresti travestita? Sono il primo giorno di scuola! La lezione di sociologia inizierà tra 5 minuti! Niente? Non riesco a capire, Yin! È la notte di Alla Bürstel! Dovrei farmela sotto dalla paura, ma non riesco a provare niente! Credevo che adorassi Alla Bürstel! Infatti! Ma adesso io sono un guerriero! Ho combattuto contro veri mostri e veri demoni! Come il ragazzo qui! E contro esseri deformi come questi due! Deformi! Pinsi! Su, erano due bambini di 6 anni in costume, Yan! Se qualcuno lo chiedesse, ho pestato un 12enne! Dunque, miei scagnozzi, conoscete il motivo per cui vi ho interpellato? Per dirci che in realtà lei è un pappagallo? Sul serio, vi sembra un cacatua per caso? No, direi di no. Pensavo lo stesso del mio gatto, Beccuccio. Ci ha colto tutti di sorpresa. E adesso ammirate la mia più grande creazione. Dolcetto! No, è un uomo! Sbattiamo qualcuno contro il muro? Risolviamo i nostri problemi con una strapazzata. Andiamo a sodo. All'interno di quest'uomo risiede una creatura di mia ideazione, il Terror Bürstel. Un salsicciotto tiranno che si alimenta di paura. Tremate! Bla! Bla! A voi accumulare più paura possibile. In questo modo la mia creatura crescerà e divorerà l'intera città. Dopodiché mostrerò a questi futili cittadini il vero significato di Alla Bürstel. Qualche idea su dove trovare questa paura? Con tutto il rispetto, era una domanda di cortesia. È la festa di Alla Bürstel. Costruite una casa infestata, catturate la gente, vestitevi come il primo giorno di scuola, qualcosa! Scuola!
Oh no, mi sono in ritardo per la partita di golf con il direttore della Gridco. Una per il viaggio. Dolcetti gratis! Dolcetti gratis! Dolcetti gratis! Dolcetti gratis! Dolcetti gratis! Dolcetti gratis, ragazzi! Chi se ne frega? Nah, Master Yo, eviti di far vergognare Yang per la sua autoconsapevolezza appena acquisita. Ti ringrazio. Ma che vi succede a voi due? No, io sto bene. Sembrerebbe che intanto Yang stia crescendo. Infatti. Ha escluso dall'ordine del giorno puerilità come i dolcetti. Esatto. C'è un articolo che ne parla su New Food Times. Pseudo-intellettualismo pretenzioso! È la parola più lunga sulle parole crociate, significato ignoto. Ma è la notte di Allowustel, dolcetti gratis! Allowustel? Trovo che sia decisamente... Setuageneroro... Setuagenario, Yang? Giusto, due orizzontale. Ho perduto il mio appetito per questa futile festività. Bene, bene, bene. Guarda chi cominciano ad andare strette le vecchie brache. Scusate se ogni volta le tiro fuori. Vado io! Al momento giusto. Trasformazione! Siete pronti ad andare al festone più grandioso che esista? Dov'è Yin? Ho detto woo! Non capisco, da cosa saresti travestita? Sono un deposito di colesterolo! Faccio paura, eh? Ah, sì? Beh, vecchi macocchi! Mi dispiace dirtelo, Yin, ma non fai paura per niente. A meno che qualcuno non si spaventi di un essere rosa e peloso. Forse dovrò inventarmi un altro costume. Guarda Yang! Lui si è travestito da grande palla blu piena d'odio! Sì, e tu sei travestito da futuro falò! Come l'ho detto, mi mangio tutto! Adoro il tuo travestimento! Tu puoi rimanertene qui con i tuoi rodimenti. Ok! Oh. Ma dai, pensavo avessi finito! O puoi venire alla festa annuale di Allowurstel del DJ Boogie e forse potrai tenermi la mano sulla pista da ballo. Considerami corrotto, tanto la disco music un po' mi spaventa. Sono pronto a riscuotere i dolcetti! Ragazzi, dove vi siete cacciati? Ah! Un deposito di colesterolo! E non è del tipo non posso farci niente se sono nato così, ma di quella colpa mia perché mangio male! Dovrebbe servirmi di lezione! Va bene, accetterò solo biscotti fritti allora! Diete, ci vediamo più tardi! Guarda, un tipo vestito da vampiro! Già visto! Ah, guarda, c'è anche un lupo mannaro! Già visto! Oh, un ladro che li sta rincorrendo! Aspetta! No, non mi entusiasma e tu non mi fai paura. Da cosa saresti travestita ora? Pollo crudo a temperatura ambiente! Trema mentre riempio tuo stomaco di batteri tossici! No, niente! Perché non la smetti? Ti faccio paura? Sto provando qualcosa, di questo puoi esserne certo. Non c'è niente di meglio di una polastrella quando è andata male! Perdonami! Dolcetto scherzetto! Scusi, lei non è un po', come dire, grandicello per dolcetto scherzetto? Questo è solo un costume, in realtà siamo due bambini travestiti da panda flatulento! Jeremy, smettila un po'! Bambinofoba! Oh, così! Ballate al ritmo della paura più recondita, raga! Terrore, orrore, timore a tutte le ore, raga! Wow, Yang sta letteralmente consumando la pista da ballo! È un fiasco, fiasco, fiasco! Non mi fa paura niente! Non potevo rimanermene a casa a masticare alluminio o a leccare il freezer! Fa attenzione, sto ballando qui! E tu da cosa saresti travestito? Io sono il demone oscuro delle oscure regioni dell'oscura oscurità! Sul serio? Credevo che fossi un idiota ricoperto di cioccolata! Sì, forse ho fatto una lampada abbronzante di troppo. Un momento, ti stai prendendo gioco dei miei poteri oscuri? Finalmente, questa sì che è musica per le mie orecchie! Si balla! Fermi! Questa è una festa! E tu da cosa saresti travestita? Sono un virus influenzale nasale. Un virus influenzale intestinale? Ehi, perché ci avete buttato fuori? Voi due stavate rovinando il nostro mood! Dovete festeggiare con lo spirito giusto! Questa è la festa di Allowustel! Ha ragione, credo. Non sono sicuro di aver capito. Non parlo il linguaggio disco. Ehi, ci hanno buttato fuori? Oh, sì. No. Beh, se sono l'unico a credere che la festa sia un fiasco, andrò a casa ad aspettare il capo dei danni!
visita la casa infestata dalla paura e dall'eritema da pannolino. Te la farei sotto dalla paura. All'Oviustel è una noia mortale ed io non ho paura di niente. Non starai nella pelle dalla paura. Guarda quel tipo lì. Non l'ho fatto per attirare l'attenzione. Non hai una bella muscolatura, ma qualcosa di ufficialmente pauroso è un'idea allettante. Vado a dirlo subito a Lina e a quella banderuola di pseudo amici di Comodo. Perché stiamo ridendo? Panini mannari, adesso l'ho capita. Sarò qui per tutta la settimana. Dolcetto, un cuccioletto. Un cuccioletto per un letto di fritto misto. Screanzata! Sarebbe lei la screanzata? Ci sono cliniche per curare persone come te. E lì servono i dolcetti per caso. Ci stiamo perdendo la festa del DJ Boogie per questa? Sì, questa è la casa infestata dalla paura e dall'eritema da pannolino. L'eritema non fa paura? Invece sì! Cambiami, mamma! Cambiami! Era entrata nel personaggio! È un costume! Basta! Ok, l'eritema da pannolino è noioso, ma senti quante belle urla! No, non quelle urla, quelle mi fanno solo ridere. Parlavo di quelle che provengono da lì. È l'ultima possibilità che ho di farmela sotto. Alle mani gelate, signora. Dalla paura, non dalle risate, andiamo. Su, venite, tutti muoiono dalla voglia di entrare. Si ribolle, chi è più bollente, l'uomo spellato. Meno battute, più grida, prego. Meno battute, ne sto ancora aspettando una. Ok, ragazzi, è questa! Siamo entrati nella casa più infestata del mondo! Beh, è un buon inizio! C'è di meglio! Ok, sganciatevi tutti! Eccetto te! Ehi! Dov'è finito Dave? Ehi! A chi importa? Sì, giusta osservazione! Ehi, aspetti, i miei amici mi staranno cercando! No, non credo! No, non mi cercano! Noia, già visto. Blah, trovati un lavoro. Il classico ritratto con lo sguardo che ti segue. Mai visto niente del genere. Sapete qual è il trucco? Un motorino che aziona degli occhi di plastica. Senti, Young, mi dispiace se per te è già tutto visto e rivisto. Accetto le tue scuse. Ma è all'Oviurstel e noi vogliamo una bella dose di sana paura. Anch'io, mi svegliate quando inizia? Dove mi ha portato? Mi avevano detto che saremmo andati in un negozio di souvenir dopo l'intrattenimento alla casa infestata. L'intrattenimento sta iniziando. Evviva! Veramente, era diabolico sarcasmo. Oh. Elementale, legge nel pensiero ed estrapola le paure più profonde. Cellulite. Tua moglie. Che cosa succede? Tronchetto, lo scoprirai presto. Noi rapiamo le persone e preleviamo le loro paure. Non avrò più paura. Piccolo effetto collaterale. Sì! Ma aspetta, c'è di peggio. Boh. Ben detto. Preleviamo le paure come l'esattore delle tasse preleva... Fammi pensare. Gli stipendi! Non era una battuta così efficace. Basta ridere. Guardale, quelle galline. La loro paura viene assorbita dall'uovo. Da questo deduco che la gallina è nata decisamente prima dell'uovo, capita? Battutaccia! Credevo che avesse più paura dei tarli. Altra battutina? No, mi ha tolto la paura, non l'umorismo. Ehi, dov'è l'uscita? Ehi, Coop, dov'è? Wow, c'è una montagna di paura da prelevare. Sento l'odore di una scena spaventosa in arrivo. La sana scena dell'inseguimento. Vecchia, vecchia, da pensionamento. Il tempo ammazza, ammazza, ammazza il tempo. Sì. Che fine hanno fatto gli altri? Mi aspettavo un negozio di souvenir dietro questa porta. Young, è in atto un piano diabolico ed Eranicus è l'ideatore. Uno dei suoi scagnozzi è pausa caffè. Caffè! Pausa! Cosa avete fatto ai nostri amici? Ti hanno scoperto. Non ha importanza. L'uovo si sta schiudendo. Eccovi. Tutto bene, ragazzi? Benino. Voi state bene? Ma è stato un po' meglio. Non ho più paura.
paura, quindi ho il coraggio di dirlo. Sei carino, ma le tue orecchie sono ridicole. Ehi! Ora che sono priva di paura, posso dire ciò che voglio. Anch'io! Vado a mangiarmi una porzione doppia di lasagna. Io vado a dire a mia moglie che esisto anch'io. Non te lo consiglio. Perché no? Ora non ho più paura di nulla. Ed io non ho più paura di fare questo. Campo fu. Ok, questa situazione sta degenerando. Che? Un guscio di un uovo gigante e un'enorme fenditura nel muro? Suppongo che quella fosse la risposta alla mia domanda. Oh, è solo un mostro gigante alimentato dalla paura. Roderà al suolo la città. Che? Felicissimo, Allowurstel! A tutti voi! Ora riattimi di felicità! Grande il mostro, eh? Un tarlo! Che sarà mai? Vedete? Così si faceva ai cari vecchi tempi. Certo, ci sarebbe stato un carretto trainato da un cavallo al posto di quella rumorosa scatola di metallo. Attenzione! Scappi! Perché? Io non ho paura! Fatti avanti, Wurstellone! Sono qui! Sto bene! Per adesso non ho alcuna paura! Sorprendentemente! Si mette male, Young, e nessuno ha più paura di nulla! Benvenuti nel mio mondo! Hanno prelevato le nostre paure per alimentare quel Wurstel. E allora? Bella giornata, vero? Un momento, nessuno ha paura! Beh, certo, li abbiamo svuotati completamente. Era il suo piano, ricorda? Sempre la stessa storia. Forse basterà rincarare la dose di paura. Distruggeremo l'intera città! Alla Wurstel! Quella era l'idea iniziale. Smettila, sto invadendo! Un tesoro, guarda! Chi è il Wurstelone, eh? Chi è il Wurstelone? Sei tu il Wurstelone? Ma che cazzo che sei? Ma guarda chi si vede, i due coniglietti. Proprio così, salame, preparati a combattere. Attacca. Bufu Aura! Voglio della disintegrazione! Trasformazione! Marshmallow, non potevi trasformarlo in un gruppo di cheerleader? Wurstel e tutti mangiano dolcetti meno che questo vecchio panda. Che bel travestimento da macchina in fiamme. Ah! Quel tipo vestito da macchina è esploso! Devo subito... Che cos'è questo? Un negozio di dolciumi. È pieno di dolcetti, non si vede? Dolcetti? Sì, dolcetti. Ma senta, se non deve comprare nulla... Ah! Un mostro? Sa una cosa? Questo posto non è mio e mi pagano anche poco. Prenda i dolcetti che vuole, non ho più paura del mio capo. Dovrei preoccuparmi di quel mostro e di quelle grida spaventose, ma... Dolcetti gratis! Uah! Lo stiamo sfiancando! Che muscoli! Va in palestra? Ho capito, gioca a squash! Magnifico! Ha riacquistato le forze! Quel mostro si alimenta di paure e le accumula sui fianchi! Forse dovremmo fare più attenzione! Ma come faremo a fermarlo? Ciao ragazzi! Vi saluto! Io vado a mangiare dolcetti fino a farmi esplodere i fianchi! Ha detto farmi esplodere i fianchi? Stai pensando a quel che penso io? Ne dubito, stai pensando ai furetti? Potremmo spaventarlo e farlo alimentare delle sue stesse paure. Basta che non è complicato quanto la tua spiegazione. Ci proverà. Ma Yin, tu non fai paura per niente, sei rosa e morbida. Ehi, Houston! Non sei convincente. Allora, com'è andata? Hai paura di un cucciolo? Ha paura di un cucciolo? No! Ma certo! Il Wurstel ha paura!
paura di tutto quel che non fa paura. Ha paura di ciò che è tenero, come questo! E questo! E questo! No! Ecco, così fai paura. No! 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 Riuscita a fare qualcosa di spaventoso? Guarda! Le paure stanno tornando dai loro proprietari! E un'altra cosa! Sono veramente stanco! Stufo di farti... perdere altro tempo prezioso, cara! Oh, wow! Già! Guardati intorno, Yin! La città è in rovina! E come? Fuoco e fiamme! Ovunque! Le persone hanno di nuovo paura! Adoro questa festa! Sì, ma questo è accaduto perché tu non avevi paura! Sì, ma ho capito una cosa, Yin. Ora che sono cresciuto a Lovewstall, il punto non è aver paura! Ah, no? No! È impaurire gli altri, quindi se vuoi scusarmi... No! Vattene via, fantasmino del colesterolo! Cambierò le mie abitudini! Lo prometto!